Ehi la ciurma, io sono Mezzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Siamo sempre qui alla ricerca dei nostri famigerati Kerri e come al solito non mi ricordo quanti cavolo ce ne mancavano. Due, di cui uno forse però l'abbiamo visto, vero? Uno era qua. Ok, ma... No, scusate, e ci stavamo andando? Sì, ok. E perché abbiamo passato una cassa qua senza fermarci? Non lo so. Non lo so, non sto ben capendo che cosa era capitato in passato. Però di qua non siamo passati di sicuro. Ma adesso sto cinghiale. Oh, là c'è il villaggetto. E oltre ci deve essere questo caro altro cairn. Allora. Allora, vediamo un attimo solo i medicinali, come si è messo. 166, siamo tranquilli. Quindi allora. Quanta carne abbiamo innanzitutto? Wait? Ok. 16, allora. Lui due razioni di carne. Una di carne, due di carne. Ti ho detto una di carne, prendi una di carne, no? 16 non ci bastano per tutti. Mi sembra che ce ne servivano 17 per sfamare tutti. Ah, 2, 1, 1. E chi manca ancora? No, ne servivano 15, possibile. C'è qualcuno che è diventato entusiasta nel mentre? No, Isabella è messa malissimo come morale. C'era malissimo, no, però. 6, 6, 7, mangia 1, 6. Ok. Qui ci avanza uno di carne. Allora, metterei lui a cacciare, tu vai a cacciare, tu vai a cacciare, visto che abbiamo solo uno di carne che va male. Mi sa che conviene così e guardi 89, sì. Speriamo. Ah, c'è uno che può andare a pescare, mettiamo Pintado a pescare allora. Visto che così magari riusciamo a ottenere qualcosa di buono. Proviamo, speriamo. Allora, un'unità va male, torna quasi a mani vuote, sei però Pintado per fortuna è riuscito a prendere del pesce, altrimenti saremmo stati in una situazione parecchio critica. Allora, qua c'è un bel baulozzo, un altro baulozzo, ah eccolo il nostro famigerato cairn, ok. E ci dobbiamo accampare però qua sopra, dove la caccia sarà molto più difficile, non c'è assolutamente il contestuale. Però abbiamo carne per tutti, possiamo anche conservarne due, mandiamo qualcuno a conservare, tipo questo. Se conserva come si chiama Maxi, scende a 80 da 82, no, mi sa che possiamo metterlo a conservare. Speriamo, allora, solo 11 ne hanno trovate. Beh, meglio di niente. Un'unità di olio. E qua c'è il nostro cairn della costa. Ok. Sento delle voci, ma credo che sia il villaggetto là sotto. Questa zona, tra l'altro, l'avevamo esplorata. Dovremmo andare a vedere questa zona qua. Che non mi ricordo perché non l'abbiamo esplorato. Qua che cosa c'è? Ritual. Ah, là è forse dove c'è il tizio, il medico. Però noi dovevamo andare a parlare a Santo Domingo perché avevamo fatto quella missione là di cui dovevamo parlare, vero? Tamburi della giungla, sì, dobbiamo informare il governatore. Però nel frattempo abbiamo esplorato un po' la zona, caccia, 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 tutti che caccia, non c'è da mangiare per tutti? No. Però, boh. Oh, Velasquez ha migliorato il morale, alleluia. Abbiamo trovato 12 di carne. Velasquez spero che fosse uno di quelli che adesso è a 7. Nella mappa direi andiamo a sto punto qui. No, non posso indicare un... Solo dei luoghi posso indicare. Vabbè, facciamo che allora... Ah no, qua è Orocobix. Cos'è Ritual qua allora? Boh. E se dicessi di andare di là mi prende quella strada là. Non mi voglio andare... Vabbè. Facciamo che andare di qua allora e poi vediamo un po' come la situa una volta che troviamo la strada. Tanto di qua dovremmo arrivare bene alla strada, credo, in un qualche modo. Speriamo.
spero. Ah, qua c'è ancora un bauletto qua dietro. Allora, chi che era Velázquez? Che... Oh, ottimo entusiasta. Quindi possiamo spendere uno di carne in meno. E quindi uno che è due razioni, lo mettiamo due di carne. Buonissimo. E qua, caccia e guardia, mi sa che lo facciamo uguale. Non c'è niente di contestuale. Oh, Isabella ha ottenuto morale, splendido. Le difese resistono, abbiamo ottenuto 12 unità di carne. Benissimo. Dobbiamo spendere tanto di quella carne che non avrei preventivato per questa storia del morale. Però mi sa che è molto importante tenere un buon morale, perché sennò... Uno, c'è la possibilità di ammutinamento e non vorrei perdere gente, già che già così siamo messi... al pelo, ecco, come... Però il Ruenes ha bisogno ancora di un... Sì. Ok, ha bisogno ancora di uno di morale. Ha perso 18 medicine, ma non è gravissimo. Poteva andare peggio. 12 di carne ci sta, dai. Non è splendido, ma... Allora, del legname. Mi sa che scendiamo di qua a sto punto, che è la zona che non avevamo esplorato. Altro legname. Ok, tipo di qua la zona inesplorata. Possiamo andare in là, ci accampiamo. Vediamo, c'è qualcosa di interessante qui in area? No, mi sa di no. Mi sa che era una zona inesplorata, ma che non serviva un Kaiser. Allora, razioni. Sono sempre a 12, quindi vediamo. Oddio. Dopo aver cacciato nei pressi dell'accampamento, Quintero rientra e vi riferisce di una specie di trappola appesa a un albero poco distante. Pur non avendo visto esattamente cosa conteneva la trappola, Quintero distende con sicurezza qualcosa di luccicante. Questo evento mi pare che sia già successo. Vai a esaminare, taglia il sostegno della trappola. E sì, c'è un'armatura del soldato spagnolo, 5 di equipaggiamento. Vabbè. No, ci era già capitato questo evento, me lo ricordo. Qua non c'è nu proprio nulla. Esploriamo anche l'ultimo barlume di roba che non ha una cassa, è boh. Ah, là c'è un laghetto, ma tanto non ci arriviamo in tempo e non arriva neanche la cassa. Però domani potremo fare più viaggio. Ah, ma qua c'è una zona... No, non volevo valutare. C'è una zona ancora non molto esplorata da sta parte qua, ma mi sa che possiamo anche evitarcela. Tanto è giusto un briciolo, non ci sarà niente, altrimenti l'avremmo visto. Allora, razioni siamo a posto e li manteniamo così. Ok, 12 unità di carne, ancora nessuno che migliora il morale, purtroppo, però. Ne abbiamo già ottenuti due sto giro e quindi direi che non possiamo neanche lamentarci troppo. Allora, bevono, splendido. Cos'è quello? Ah no, è un albero, mi sembrava dei selvaggi, non so come mai. Su di là non dovrebbe esserci niente. Prendiamo sta cassa allora. No, fossero dei selvaggi, li avremmo già visti. E cerchiamo di andare verso la strada a sto punto. Mi sa che la costa. Boh, dovrò informarmi un minimo sul dov'è l'altro l'altro cairn, perché abbiamo esplorato tutto, cioè. Boh, a meno che non sia in questa zona qua, che abbiamo fatto forse un po' più in fretta. Non lo so. Perché là finisce la mappa, ne sono convinto, e anche qua. Qua ci avevamo girato tra l'altro tanto per trovare questo passaggio tra le montagne dove c'erano i tizi morti, quindi... Ah, non possiamo più camminare oggi. Perché è diminuito così di brutto la caccia? Perché siamo in montagna, vaffanbro, difficoltà caccia alta. Abbiamo razioni per tutti, no? Consumiamo ancora due provviste, purtroppo, ma... Ah, e siamo tornati comunque con 12. Buonissimo. Ecco la strada qua. Mi sa che... Allora, avviciniamoci alla strada e vediamo quanti punti mi mancano, perché non vorrei accamparmi qui sulla strada. Qua... E mi sa che finiamo praticamente i movimenti. No, infatti. Andiamo in qua. E boh. E ci accampiamo. Che mi considera giungla ed è medio e non è tutto difficile come nella strada. Razioni siamo sempre tutti uguali. Che abbiamo perso del legname.
Però abbiamo trovato un discreto quantitativo di carne. Allora, arriviamo fino là, vediamo poi quanti punti ci restano. Cos'è? Ah no, mi sembrava qualcosa di luccicante. Ma dove stiamo andando? Stiamo andando in direzione sbagliata? Mi sa di sì. Eh sì, stiamo andando nella direzione opposta, Cribbio. Abbiamo sbagliato a guardare le mappe. No, potevo anche evitare di uscire dalla strada là. Cioè, spendiamo praticamente un giorno per tornare dove eravamo prima. Ok, allora andiamo là, dovremmo arrivare più o meno a fine giornata. Infatti, esattamente fine giornata. Ci accampiamo, tutto medio, razioni, tutto a posto, accampiamoci. Di nuovo 12 unità di carne, continuiamo a consumare due razioni al giorno, ma... Poteva andarci molto peggio. Ah, ma Santo Domingo è proprio qua sotto, quindi cioè, ci siamo passati praticamente accanto. Eccolo qua. Ok, così andiamo a completare almeno quella missione. Poi facciamo magari un diretto controllo su internet dove è l'ultimo cairn, perché mi sa di che abbiamo esplorato praticamente tutto. Questa volta gli uomini di De Manzanedo ti fanno entrare direttamente senza farti attendere. E quando entri nel suo ufficio, il governatore si alza da dietro la scrivania decorata. Novità sui pagani? Li abbiamo uccisi tutti. Bene, risparmiatemi i dettagli, non sono necessari. Bene, allora possiamo ripristinare le rotte commerciali per Santiago, a grande beneficio della nostra economia. Immagino che avrete speso delle risorse mentre cercavate quei selvaggi nella giungla. Chiederò al signor Cocero, al nostro tesoriere, di far portare ai vostri carri il compenso per i servizi resi. Potrete utilizzarlo per rimpinguare le vostre riserve. Credo 1.000 preziosi dovrebbero essere sufficienti. Quindi, riguardo la mia nave. Il governatore replica con un grugnito esasperato: dobbiamo ancora occuparci di quel problemuccio dell'esercito invasore dei ribelli. Bene, chi sono questi ribelli? Per quanto ne sappiamo, ci sono due leader dei ribelli. Un gruppo è capeggiato da Esteban Gallego, un energumeno che in Spagna, prima di venire qui, era un noto attaccabrighe. Non sappiamo chi sia al comando del secondo gruppo, ma poiché il loro obiettivo principale è la costa settentrionale, forse ne sanno di più a Santiago. Che facciamo? I ribelli devono essere sconfitti ad ogni costo. Il problema sarà trovarli. La banda di Gallego ha recentemente saccheggiato le nostre miniere sulle montagne ovest di qui, liberando gli schiavi, rubando il nostro argento grezzo e distruggendo il nostro equipaggiamento. Quest'uomo è un pericolo, ha fatto tremare i nostri soldati. Se andate alle nostre miniere e parlate con le nostre truppe di stanza laggiù, forse riuscirete a scovarlo. Ma siamo stati... Boh, neanche molto tempo fa alle miniere. Per quanto riguarda l'altro gruppo, la possibilità migliore che avete è recarvi a Santiago e parlare con il capitano Leandra Vizcaino. La sua compagnia ha stazionato qui durante gli scorsi 6 mesi per difendere la città contro l'esercito dei ribelli del nord. Non mi è giunta notizia di progressi in tal senso, ma avrà scoperto qualcosa nel frattempo. Speriamo si tratti di informazioni utili per trovare e neutralizzare quei bastardi. Sentirò che cosa ha da dire. Il governatore risponde con un cenno secco del capo. Qualunque parte del problema vogliate affrontare per prima, vi auguro buona fortuna. Tornate da me quando avrete qualcosa da riferire. Quando esci dall'Alcazar di Diego Colombo, una delle guardie appostate all'esterno, ti ferma gentilmente. Ma Mazzetes, un momento, il signor De Rossi vi stava cercando poco fa, mi ha chiesto di comunicarvi che desidera parlare con voi, vi aspetterà al mercato. Ah, ok, è lui, credo. Ma no, io voglio parlare con lui però. Capitano, cosa devo l'onore? Mi cogliete in sorpresa, signor. Oh, vi chiedo perdono, mi chiamo Fernando Fernandez Luna. Cioè, Fernando Fernandez. Vabbè. Sono un intermediario commerciale per la corte reale. Tutti abbiamo visto la vostra nave entrare nel porto. È confortante poter contare su un contingente fresco di nobili soldati spagnoli che ci protegga dai selvaggi. Non rimarrò a lungo, spero. Sto organizzando una spedizione sul continente. Ah, ci spiace sentirlo, naturalmente. Ma anche quello è uno scopo nobile. Cercate di conquistare nuovi territori per la gloria del Re Carlos?
Portare lustro a Sua Maestà è la mia più grande aspirazione. Sono sicuro che lo farete, siete giovani e di grande ambizione. Se desiderate calcare le orme di Felipe Gutierrez, comunque, cercate di non fare la stessa fine sua della sua spedizione. Felipe Gutierrez? È il vostro predecessore, la sua fu la nostra prima spedizione sulla terraferma. Le navi del capitano Gutierrez salparono dal nostro porto con 300 uomini 2 anni e mezzo fa circa, ma nessuno è mai più tornato. Cioè, in realtà non tanto tempo prima che io sia arrivato, perché sono già 201 giorni che sono qua. Beh, la mia compagnia è molto più piccola di quella che conduceva lui. Non intraprenderò una campagna militare con un'armata simile. Ho capito. Avete molti problemi con i selvaggi? Direi che sono stati per lo più accondiscendenti. In ogni caso, alcune tribù continuano a resistere al nostro dominio. Voi mi capirete, uno non si sente mai al sicuro con simili primitivi in giro per l'isola. La presenza dei vostri soldati ci rende tutti più sicuri. Il capitano Noriega non ha la situazione sotto controllo? Il capitano fa quello che può, ma non ha più tanta iniziativa come una volta. Se volete saperlo, si era ammollito. I selvaggi devono essere governati con il pugno di ferro, non possono esserci dubbi su chi detiene il potere sull'isola. Ma certo, Dio vi protegga, capitano. Cioè, ci sono riempito di, boh, discorsi a caso. E adesso c'è qualcosa al mercato da comprare. Ah no, dobbiamo parlare con Umberto De Rossi al mercato. Umberto De Rossi non si vede immediatamente quando ti giri per il mercato per un quarto d'ora. Quando... No, Umberto De Rossi non si vede immediatamente. Quindi ti aggiri per il mercato per un quarto d'ora, dando un'occhiata alle merci e agli oggetti esposti, sperando di trovare un aggeggio utile. Alla fine ti imbatti nell'onnipresente quartiermastro che passeggia per il mercato, dirigendosi con determinazione verso un particolare banco. Capitan Mazzetese, perdonate il mio ritardo, deduco che avete ricevuto il mio messaggio. Certamente, ma mi sembrate diretto da qualche parte. Ho bisogno di alcune barricate per Noriega, sta organizzando una battaglia di addestramento per questo pomeriggio e devo preparare il campo di battaglia per insegnare agli uomini come proteggere il fianco e manovre simili. Pensavo che un'introduzione alla nobile arte dell'ingegno potrebbe interessarvi. Qualcuno qui vende barricate? Umberto ridacchia e ti dà una pacca sulla schiena. Non proprio. Io e i miei ragazzi ce le costruiamo da soli, ma abbiamo bisogno di materiali per la costruzione. Qui dietro ci sono dei buoni negozi che vendono ogni sorta di rottami inutili. Roba perfetta per farci delle pile e metterle davanti a uomini e donne armati pesantemente. Siete disposto a mostrarmi come costruire e disporre queste barricate? Precisamente, giovane. Ho pensato che forse le vostre truppe sarebbero disposte ad aiutarci a posizionare le barricate e voi potete allenarvi a combattere contro i soldati di Noriega e avere un'idea di come gli ostacoli possano essere utilizzati a proprio vantaggio. Insieme a Umberto fai visita ai mercanti che stava cercando. I loro banchi vendono merce abbastanza buona, ceramiche, parti di carri, ma anche legname da utilizzare nelle costruzioni. Ma a Umberto interessa solo il ciarpame, che riesce a contrattare a un prezzo ancora inferiore di quello già molto basso che gli era stato offerto. I suoi subalterni vi seguono con i carri e traghettano il materiale dalla fortezza, dove tu e alcuni dei tuoi vi riunite con De Rossi e il suo gruppo. Va bene, da dove iniziamo? Per prima cosa osservate i miei ragazzi mentre innalzano la prima barricata. È poca cosa, ma esiste un'arte di assemblare i vecchi rottami inutili, in modo tale da rallentare o addirittura scoraggiare dei soldati esperti. Una volta finita la prima barricata, fate sistemare il resto ai vostri uomini. Abbiamo mezz'ora prima che arrivino i soldati di Noriega. Cominciamo. Ah, aspetta, però abbiamo dell'altra attrezzatura che possiamo sfruttare. Allora, no, i medici no. Allora, io vorrei dare dell'attrezzatura a loro. Un po' di difensiva. E anche lui. Lui ce l'ha al massimo. Metterei al massimo anche questo. Ah, ok, ottimo. Visto che io vado molto sui... sugli arcieri comunque. Ha messo delle barricate. Hanno una resistenza alle barricate, quindi buono sapersi. Allora, sono in 6 e noi siamo in 6 anche. Fase di preparazione, allora i miei fucilieri dove sono? Vorrei metterli magari... Allora, qua.
l'altro lo metterei qua, mentre questo lo metterei qua. Il discorso è che quindi bisogna passare per forza o di qua o di qua, perché qui è bloccato anche. Oh no, no, forse no. No, si può passare, ok. Questo lo metterei qua e questo lo metterei qua. Abbiamo delle barricate. Trappola rete, trappola di Eculei. Visto che devono passare di qua, io metterei delle trappole. Non ne ho tantissime, ma possiamo sfruttarle. Mentre le barricate le hanno già messe loro, quindi non andrei. Allora, io a questo punto li farei avanzare in qua. Allora. Ok. No, può muoversi così poco indietro. Porca miseria, l'ho fatto avanzare troppo allora. Ma no, come è mancato, porca pupazza. Adesso come li copro quegli uomini? Proviamo così, non è il massimo, ma... mancato, splendido. Yes! Guarda com'è andata bene quella trappola. Ah, ma avanza lo stesso? Oh, gli ha fatto solo del danno, che... schifezza. Mancato? Mancato, yes! Aia! Aia. Aia. No, è tornato indietro, non è scattato sulla trappola. Allora, beh, questo è praticamente morto. Questo lo mandiamo qua. Allora, questo fa così e poi va indietro. Ottimo. Arretra di 1. Tu hai una buona... sì, 79%. Ottimo. E resta lì. E tu vai qua. No, è stato curato dal medico, porca miseria. No, è andato sulla casella sbagliata, porca pupazza. No! Alejandro Pintado! Ho rischiato troppo, porca pupazza. Stiamo rischiando di brutto, perché volevo sfruttare quella trappola, ma nessuno ci sta cadendo sopra, ovviamente. Allora, io farei... così. Però così vado io sulla trappola, porca pupazza. Aspetta, lui ha del... ok. Sta facendo avanzare me però così. Porca miseria. Non devo passare. Ma come lo cura di nuovo? E non avanza! E anche lui si ferma una casella prima, porca pupazza. Oh! Ok,
quello scappa, porca pupazza. Scappa dal medico, tra l'altro. Quello è il medico, sì. Ma tra l'altro quella rete fa perdere solo il turno. Fa schifo in pratica. Ci ho aspettato tutti questi turni per niente, perché faceva schifo quella trappola. Dove andava? Ah, è laggiù in fondo quello là. Allora. Vai così, così lui almeno può passare, tipo. Ah, tu vai dietro questo. Ok. Non puoi mancarlo. Ti ho detto che non potevi. Ti ho detto che non potevi. Se ti ho detto che non potevi, che non puoi. Ma vaffanbrodo. Ah, già si è messi male. Aia, dolore. Aia, l'ha pure stordito. Mancato. Per fortuna! Ma ora quello va. Qua ho una copertura totale, ma se vado di qua forse non c'è la copertura totale. Quello è ancora una casella. Sì, allora andiamo di qua. E sparagli sto giro. Oh! Se me lo manchi ora. E però non l'ha ucciso. Ah, quello è disabile adesso. Allora l'altro lo mettiamo qua dietro. Questo cosa fa? Ah, gira di qua, vai da quello. Che è un cacciatore, quindi nel corpo a corpo non dovrebbe essere splendido. Aia! Ah no, lo cura di nuovo. Basta curarlo! Ah, ma gli ha curato solo 20. Aio! Allora, forse lo tira giù. Ma no! Basta mancare, cribbio! Allora, no, tu vai. Vai tu così. Ottimo. Così lui va. Ok, dottore. Ah no, ma lui l'azione l'ha già usata, no? Era meglio uccidere il tizio. Perché adesso viene curato di nuovo. Aia, il dolore! Riesci a ucciderlo? Ok, ottimo. A inabilitarlo in realtà, perché dice sempre inabilitato e disabilitato. No, ha bloccato, mi sa che non ci crepa neanche sto giro. Eh no, infatti, ha bloccato di nuovo. Potevamo seccare il dottore se con questo avesse attaccato il dottore, ma a saperlo. Aia! Quello si è difeso? Ha detto cioè, se ne va comunque. Tu vendicati, ti ha appena pugnalato. Eccolo. Ah, era una donna, Beatrice. Intanto mi hai perso un equipaggiamento, vaffanbrodo. Quando tutti gli uomini di Noriega sono sul posto, i tuoi uomini li aiutano, i tuoi li aiutano e tutti si stringono la mano. Umberto e il capitano Noriega parlano, ma sono troppo distanti per capire di cosa. Ti avvicini verso i due uomini e Umberto è felice di includerti nella conversazione. Bel combattimento, mazzatessa. Era da un po' che non si vedeva una battaglia così interessante da queste parti. Noriega annuisce. È vero, gli uomini tendono a trattare un po' a trattenere un po' i pugni quando combattono tra di loro. Date loro un altro contingente come avversario e improvvisamente il loro onore entra in gioco. Combattono come soldati. Le nostre truppe dovrebbero allenarsi insieme più spesso, capitano. Abbiamo affari urgenti più all'interno, ma potremmo organizzare una sorta di torneo la prossima settimana. Noriega sorride e annuisce, poi raggiunge i suoi uomini per controllare le loro ferite e distribuire i turni di pattugliamento per la sera. Umberto batte le mani e sorride pregustando l'idea. Mi occuperò personalmente dei preparativi, questa sarà una gara da ricordare, tenete bene a mente le mie parole. Poi anche lui si allontana passeggiando per controllare i suoi uomini intenti a smontare le barricate. Ok. Ergo, allora. Ok,
direi però che per questo video può essere tutto, perché mi sa che abbiamo già registrato abbastanza bastevole tempo. E niente, quindi io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti e buona giornata.